stimolante, sicuramente, perché ci sarà da pedalare, perché si giocherà poi ogni 4 giorni dopo questi primi 2 turni, e quindi sarà complicato, ma noi siamo pronti, siamo arrivati probabilmente anche nella condizione migliore a questi playoff. Abbiamo ripreso brillantezza, siamo carichi, quindi al di là di quello che può essere il percorso, ci siamo, dai. Ma credo che sia proprio una questione di caratteristiche, non credo che sia come dire, le aspettative sulla gara che ci fanno rendere di più. Sono caratteristiche dell'avversario, perché le squadre che giocano, come il Palermo, ci permettono di tirar fuori il meglio anche dalle qualità tecniche dei nostri calciatori. Abbiamo più spazi e purtroppo è una constatazione questa, è una certezza, perché è capitato sempre. E aggiungo che abbiamo bisogno comunque sempre di un campo idoneo, un manto erboso che ci permetta poi di fare quelle giocate che ci riescono spesso in casa, ma poi abbiamo fatto noi molto bene anche a Bari, abbiamo fatto bene a Catania, abbiamo fatto bene a Castellammare, su quei campi dove in qualche modo anche il manto ci permetteva di tenere questa palla a terra. Ma considerando le aspettative iniziali, che erano comunque di obiettivi minimi, proprio perché siamo partiti con tanti dubbi, tante incertezze, conoscete tutti, insomma, come è stato il nostro inizio, quindi non possiamo far finta di dimenticare quel periodo. L'ottavo posto è una posizione ottima, straordinaria, per quello che è stato l'inizio. Poi, per come siamo partiti, per come la squadra si è espressa, e nei numeri che abbiamo, su 10 squadre nei playoff, abbiamo il vantaggio. Su 7-8 di loro abbiamo il vantaggio perché abbiamo vinto con quasi tutte di queste, vantaggi scontri diretti, sta a dimostrare che noi meritavamo una posizione anche migliore. Lewandowski come sta? Perché è chiaro che è uscito dal campo domenica sera, ma è stata una pedina fondamentale in tutta la stagione. Lewandowski come sta? Sta migliorando sensibilmente, quindi domenica ci sarà, non abbiamo dubbi sulla sua presenza. Altra domanda che arriva da casa, se è possibile prevedere il fatto che si andrà con 2 punte. Il nostro amico da casa ci scriveva Birligi a Bombaggi. Per intenderci. Lì davanti abbiamo più soluzioni, anche la crescita di Kyere Mateng, Insaouli sta riprendendo una condizione ottimale, quindi valuteremo di giorno in giorno. Il mister ovviamente valuterà anche la condizione un po' di tutti, per poi buttare in campo la migliore formazione, quindi vedremo.